mia generazione ha avuto una grande influenza da parte del rock più elaborato, che in quel tempo veniva chiamato progressive. Stiamo parlando della prima metà degli anni 70. Musicisti per lo più di area inglese che facevano un lavoro un po' più organizzato rispetto alla musica dei gruppi rock tradizionali. Facevano brani più lunghi, più elaborati, più sinfonici, nel senso della elaborazione sia melodica che armonica che strutturale dei brani, quindi nel miscuglio fra la parte scritta e la parte improvvisata. Questa è una cosa che credo mi sia rimasta. Faccio nel disco dei Traditori, c'è una ricerca di questo equilibrio fra mediazione, fra scrittura e improvvisazione, fra vincolo e libertà, diciamo così, e ovviamente fra tradizione e tradimento, cioè fra il fatto di rispettare quello che una persona scrive e il fatto che quei musicisti, per il fatto stesso che sono loro a farlo e non un altro, lo interpretano, come si dice, cioè lo trattano, lo modificano, lo adattano a quello che sono le loro personalità. I brani che vengono suonati sono, secondo me, interessanti quando hanno determinati elementi distintivi, che non è il fatto che c'è una bella melodia o che il ritmo è interessante, ma che ci siano delle cellule, ecco, questo è il termine preciso, che li identificano, che li fanno diventare riconoscibili anche se tu li maltratti molto. In questo senso anche i brani che noi facciamo nel disco, i brani di Lou Reed, i brani dei Beatles, che non sono né Lou Reed né Beatles esattamente dei gruppi progressive, però hanno queste caratteristiche. Insomma, vengono trattati in modo progressive, sono un materiale sopra del quale ci si mettono dei colori, degli abiti, delle sovrastrutture che li rendono adatti a quello che è la mia ricerca. E in questo senso c'è un po' di progressive e sicuramente c'è un po' di tradimento e di tradizione. Questo quartetto qui sono riuscito a fare anche una cosa rara che sembrerebbe ovvia ma non lo è, cioè un anno e mezzo di prove regolari. Sono musicisti bravissimi, dedicati, applicati alla musica che fanno e riuscire a avere questa regolarità di studio del materiale e quindi anche di scelta del materiale è stato fondamentale. Come la scultura, che tu butti via un sacco di marmo perché sai che dentro ci sta l'elemento che tu vuoi lasciare nella statua. E noi abbiamo fatto questo nelle prove, cioè arrivavamo con un blocco di marmo così e si arrivava alla parte più piccola. Questo è un lavoro spesso complicato, nel senso che non sei per niente sicuro che arriverai a tirar fuori la statua. Certe volte rompi il marmo, certe volte levi troppo. E rimettere dentro è difficile. Questa è anche la ragione per cui, secondo me, alcuni brani devono essere suonati da certe persone, alcuni da altre persone. Duke Ellington aveva un'orchestra straordinaria, forse la più famosa della storia del jazz, anche perché la scelta dei musicisti non era semplicemente quello è un bravo sassofonista, un bravissimo sassofonista, quindi lo assumo, ma è il sassofonista che mi serve per il suono che io vado a cercare. E questa è una cosa molto difficile, molto che lega un po' la casualità
con la capacità di ognuno di noi di modificarsi anche rispetto al progetto musicale. Devo ringraziare i musicisti per questo.